Allora, devo dire che se sei bolognese la vicenda di Alex Zanardi ti tocca da vicino perché è una vicenda popolare e c'è da dire che oltre ad essere popolare riguarda la tua città, ti è molto vicina. E Alex Zanardi è un personaggio che si fa molto amare per il suo coraggio, per la sua capacità di reagire, per le sue attività benefiche, per il suo ruolo di motivatore di ragazzi con dei problemi, per le sue attività benefiche. Insomma, Alex Zanardi si fa amare, e si fa amare dagli italiani e si è fatto amare dai bolognesi. E purtroppo è notizia di questi giorni un suo nuovo gravissimo incidente, e questo mi ha fatto pensare al destino che rincorre certe persone in maniera alcune volte beffarda e alcune volte c'è da dire proprio cattiva. E non ho potuto evitare un parallelo fra la storia di Alex Zanardi e la storia di Didier Pironi, pilota della Ferrari, e al ricordo indelebile che ho, anche se ero piccolino, di quel terribile 1982 della Formula 1 e della Ferrari, perché prima che diventasse l'estate di Paolo Rossi, che ritornava dall'inferno del calcio scommesse per gonfiare di gol le maggiori nazionali del calcio mondiale, l'82 fu l'anno della Ferrari e delle sue tragedie. Perché dico questo? Perché come tutti sappiamo, Zanardi è un miracolato di un primo incidente d'auto, se si può dire miracolato, di una persona che esce mutilata di entrambe le gambe da un incidente, ma ancora viva e con uno spirito combattivo indomito che lo porterà a essere un grande atleta paraolimpico. E poi non posso smettere di pensare al destino di Didier Pironi, che nell'82 ha un gravissimo incidente d'auto da cui si riprende miracolosamente per andare a morire pochi anni dopo durante una gara di offshore. Come se certi appuntamenti nella vita delle persone fossero solo rimandati. Zanardi agli italiani piace, in quella forma di ipocrisia strana che fa sì che gli italiani amino la follia i loro para-atleti, che odino alla follia di vedere un posto riservato a un portatore d'handicap in un parcheggio o che amino a tal punto quel posto da occuparlo sempre, tutte le volte, con grande disprezzo degli altri. Mentre gli italiani, secondo me, non amarono a sufficienza Didier Pironi, perché era l'alter ego di Gilles Villeneuve, che ovviamente è stato il ferrarista più amato di sempre, leva di Schumacher, voglio dire, non ci va neanche vicino all'amore che i ferraristi hanno avuto per Gilles Villeneuve. E questa storia del 1982 ovviamente tocca Gilles Villeneuve in maniera particolare, perché nell'82 dimenticate la Formula 1 perfetta, ipertecnologica che vedete adesso, computerizzata. No, era ipertecnologica anche allora, però dovete riportare tutto ai suoi tempi. Le macchine
che avevano introdotto da poco la possibilità di utilizzare i motori turbo erano in pratica dei missili senza la teleguida delle macchine di adesso, senza l'avanzamento aerodinamico delle macchine di adesso. Erano macchine da 1000 rotti cavalli che facevano gare di scatto da fermo con i jet dell'aeronautica e vincevano tranquillamente. Quindi erano dei missili il cui unico controllo era il talento personale dei piloti. Erano pericolosi, la morte era qualcosa che in Formula 1 era ancora un evento probabile, non possibile, probabile, adesso è un evento possibile, anche se dal weekend tragico del 94 di Ayrton Senna molte cose sono cambiate e si è messo avanti la sicurezza davanti a tutto, compreso lo stupro di piste che erano dei tempi della velocità assoluti, bellissime, ma che in qualche modo non rispondevano alle esigenze un po' ipocrite del mondo buonista che viviamo adesso. Perché secondo me chi correre in Formula 1 è anche in parte rischio, in parte follia. E proprio quel 1982 ne fu un chiaro esempio. La Ferrari non era la squadra da battere, era una buonissima squadra che si stava affacciando al mondo del turbo. E aveva questa coppia di piloti giovani e arroganti, Gilles Villeneuve e Didier Pironi, che apparentemente si mal sopportavano in certe occasioni, ma che evidentemente erano riusciti nel tempo a diventare amici. E fino a quel giorno strano del Gran Premio di Imola. Ecco, il Gran Premio di Imola molti giovani non l'hanno mai visto, ma Imola secondo me era la pista, una delle piste più belle in assoluto, una delle più veloci, una delle più aggressive, con tratti veramente da supereroe, perché quando affrontavi il tamburello dovevi essere un supereroe per affrontarlo nella maniera giusta. E proprio quel giorno, il Gran Premio di Imola, qualcosa all'interno della Ferrari di Villeneuve e di Pironi si spezzò, perché dopo una lotta molto decisa che ci fu a inizio gara, in particolare con Arnoux, le Ferrari al ritiro dello stesso Arnoux si trovarono davanti con grande vantaggio. C'è da dire che in quell'edizione del Gran Premio di Imola le squadre inglesi decisero di non partecipare, se non ricordo male, per il boicottaggio, per il divieto della pubblicità delle sigarette, però forse sto sovrapponendo dei ricordi, non sono sicuro. Però non c'era la Brabham, non c'era la Lotus, non c'era la Tyrrell, non c'era la McLaren, non c'era la Williams, e Renault, Ferrari erano le squadre che si giocavano nettamente la vittoria. E all'inizio fu una gara molto spettacolare, piena di sorpassi tra Arnoux e Villeneuve, Villeneuve e Pironi, Pironi e Arnoux, e talmente spettacolare che questi tre piloti presero un grande vantaggio che divenne abissale nel momento in cui Arnoux dovette ritirarsi per un guasto meccanico, e Villeneuve e Pironi si trovarono con grande vantaggio davanti. Villeneuve era davanti
e a quel punto arrivò l'ordine di scuderia di mantenere le posizioni. E Pironi non lo rispettò, perché sosteneva che Villeneuve aveva problemi meccanici e lui poteva andare più forte, e i due ingaggiarono una battaglia, e una battaglia che li segnò la loro amicizia, segnò la loro partnership, e la faccia di Villeneuve sopra il podio in quella gara raccontava di un rapporto finito, forse anche con la Ferrari, così come stava finendo il rapporto di Pironi con la Ferrari, che era in procinto di essere la nuova prima guida della Williams dopo che il campione del mondo Alan Jones aveva annunciato prematuramente il ritiro. E questo clima doloroso e spezzato si protrasse fino a qualche settimana dopo, fino al Gran Premio del Belgio. Ecco, io ricordo quel giorno con spavento, con non so neanche dire come, non pensavo mai che avrei visto qualcosa di simile, perché durante le prove del Gran Premio, mentre Villeneuve cerca il suo tempo migliore nelle qualifiche, si vede spostarsi l'inquadratura, si vede Villeneuve che arriva dietro una curva, trova una macchina lenta davanti e, come spesso succede, fortunatamente, a volte succede alle macchine di Formula 1, quando c'è il contatto fra le ruote scoperte, c'è questo effetto catapulta che fa decollare le macchine. E un attimo prima si vede Villeneuve che sta inseguendo questa macchina da superare, un attimo dopo la si vede decollare, piroettare nell'aria. E io ricordo questa immagine in cui disperatamente, quando la macchina si ferma, cerco di vedere Villeneuve, come si sente, se si muove dentro l'abitacolo. La prima cosa che guardi quando c'è un incidente è se si muove la testa, se si muove il pilota, muove le mani. Ma ci guardo e io il pilota non lo trovo. E in una immagine assurda che mi scioccherà per sempre, penso, vedo la telecamera che stacca e va dall'altra parte della strada, e si vede il corpo di Villeneuve con la testa malamente girata contro il muretto dall'altra parte della strada, perché il sedile si è sganciato per via della forza mostruosa di accelerazione laterale di quella carambola infernale. Tutto il sedile si è staccato e il pilota è volato via insieme al sedile, ha fatto parecchi metri ed è andato a incocciare con la testa contro un muro dall'altra parte della strada, decretandone la fine quasi immediata. Chiunque ami la Formula 1, segua la Formula 1, ricorda esattamente quell'incidente, come avrebbe ricordato poi quello di Senna anni dopo, per la grandezza del personaggio unita all'evidenza di quello che stava succedendo. Ma quell'82 della Ferrari clamorosamente non finì lì, perché ancora molto doveva accadere, perché la Ferrari da quel giorno puntò decisamente, ovviamente, su un unico pilota per il suo mondiale, e giunti a
a di nuovo qualche settimana più avanti al Gran Premio di Hockenheim in Germania. Pironi era addirittura in testa al mondiale, se non ricordo male. Aveva nelle prove del venerdì già ottenuta la pole position e il sabato era uscito per provare l'assetto della macchina, soprattutto perché c'era un diluvio pazzesco e quindi bisognava provare gli assetti in caso di pioggia. Hockenheim, per chi la ricorda, era una pista che una volta era fatta da tre lunghissimi rettilinei che finivano in tre durissime staccate. Era una pista da 350-360 km all'ora di velocità massima e pochissimo carico. E immaginate queste velocità dentro una pazzesca nuvola d'acqua. E quello che succede a Pironi è che anche lui sta raggiungendo una macchina davanti a sé, ma questa macchina ne sta raggiungendo un'altra ancora. E se non ricordo male era proprio Alain Prost che guidava questa macchina qua. E allora questa macchina lui scarta proprio a sinistra per superare la terza macchina lenta davanti, e Pironi di colpo si trova davanti una macchina lentissima all'interno di una nuvola d'acqua e la va a incocciare, e la sua macchina decolla in maniera verticale, avendo anche pochissimo effetto suolo, alettoni scarichissimi, insomma è inevitabile quello che sta succedendo. La macchina decolla in maniera verticale a tal punto che Pironi dirà poi di aver avuto la sensazione di vedere gli alberi dall'alto. Non ci sono immagini dirette di quello scontro. Decolla in verticale e ricade proprio sul muso. E il primo ad accorrere si fermerà per strada, intuendo la gravezza, la gravità di quello che era accaduto. È Nelson Piquet, che stranamente ha questo destino che si ripeterà più avanti quando De Angelis sarebbe morto in una sessione di prove al Paul Ricard pochi anni più avanti. Proprio soccorso da Nelson Piquet negli istanti dopo l'incidente. Anche in quel momento Nelson Piquet è il primo che arriva, e arriva da Pironi, si avvicina a Pironi che urla dal dolore perché sfortunatamente è rimasto completamente cosciente, e dice che guardando le gambe del pilota le vede girate completamente al contrario, completamente spappolate. E la scena è così agghiacciante che Piquet viene preso dai conati di vomito e si sente male al lato della strada. Pironi sopravvisse a quell'incidente, non riuscì mai più a essere un pilota, dovette subire decine di interventi alle gambe che gli dessero la possibilità non di essere un atleta ma di camminare di nuovo. Tentò addirittura di rientrare in Formula 1, ma non ce la fece, perché seppur qualche anno dopo, dentro dei test, facendo dei test, staccò degli ottimi tempi su giro singolo, non era in grado di guidare una monoposto di Formula 1 per più di qualche minuto consecutivamente, quindi non tornò mai più alla Formula 1. Ma come vi dicevo, il destino tragico di certe persone è un segugio che si attacca alle terga di certi uomini e non li mollano mai. E Pironi trovò la morte in una gara di
di offshore con le barche, quando il suo potentissimo motoscafo entra nella scia di una petroliera e comincia a volare ancora una volta, stavolta all'atterraggio non lasciare nessun tipo di scampo al pilota. Questa è una storia che mi ha sempre colpito, e rileggendo e ascoltando la storia dell'incidente di Alex Zanardi sulla sua bicicletta paralimpica mi ha fatto ripensare alla vicenda di Pironi, che fra l'altro morendo lasciava una donna incinta che avrebbe partorito dopo poco e che decise di dare ai suoi figli i nomi di Gilles e Didier. E Didier fu seppellito in una tomba insieme al fratello, morto anche lui cadendo con un aeroplanino o facendo volo a vela, non ricordo esattamente, comunque anche lui in un momento di sport estremo. E ricordo che quando morì Gilles Villeneuve piansi tutte le mie lacrime, ero un bimbo, e quella scena del suo corpo separato dalla macchina mi colpì tantissimo, perché io, secondo me, nell'immaginario collettivo pilota e macchina di Formula 1 sono un perfetto tutt'uno, cioè la macchina è un prolungamento bionico del pilota, e far seguire quella immane tragedia di Gilles Villeneuve alla crudezza dell'incidente di Didier Pironi mi fece star male, mi fece ripensare alla Formula 1 e tuttora, dopo 35, 36, 30, 38 anni, ricordo perfettamente quella stagione. Poi il mondiale in realtà perse senso, la Ferrari rischiò di vincere un mondiale con un pilota ritirato, perché quando si ritirò da quella stagione Pironi era ancora leader della classifica. Ed è assurdo constatare come il destino sia un fantasma che ti insegue nelle stanze in cui tu ti rifugi e non ti lascia respiro, e prima o poi ti porta a soccombere sotto colpi delle sue falci.